La Virtus Lanciano torna da Vercelli con la settima sconfitta della stagione e forse con qualche certezza in meno. In casa di una squadra in crisi di risultati e di identità, i rossoneri offrono una prova con poche luci, facendo due passi indietro rispetto alla gara vinta con l'Avellino. La zona playoff è ora a quattro lunghezze, ma sarà importante recuperare la brillantezza di una settimana fa per riprendere la marcia verso l'ottavo posto. L'avvio di gara è frentano con una conclusione al lato di Fabrizio Paghera. Tocca poi a Thiam mancare il bersaglio all'undicesimo. Con il passare dei minuti cresce la formazione di Scazzola, che sa di giocarsi la panchina. Sulla prima conclusione di Di Roberto al quindicesimo, aridità e attento. Passano due minuti e tocca al bomber Marchi provare una conclusione che non impensierisce l'estremo frentano. La gara si mantiene equilibrata e senza grandi acuti. Al 33esimo però, a sorpresa, i padroni di casa passano in vantaggio. Traversone dalla destra di Castiglia, sponda di Fabiano per la testa di Di Roberto, che quasi involontariamente spinge il pallone alle spalle dell'esterno. Fatto aridità. Il Lanciano accusa il colpo e così dopo 120 secondi arriva il raddoppio dei locali grazie proprio a Marchi, che raccoglie di testa centro area una punizione di Scaglia saltando di testa. Difesa non impeccabile nella circostanza, come non impeccabile il piazzamento di aridità. 16° gol per il centravanti vercellese, in vetta alla classifica dei bomber con Granoce. La Virtus però reagisce e trova subito il gol che dimezza le distanze al 40° traversone di Grossi. Paghera irrompe sul secondo palo e in spaccata devia il pallone alle spalle di Russo. Primo gol stagionale per il centrocampista, un gol che sembra riaccendere le speranze di pareggio rossonere in vista della ripresa. I padroni di casa però si coprono bene e concedono pochissimo ai frentani. Marchi potrebbe essere ancora pericoloso, ma la sua girata è debole. D'Aversa rompe gli indugi al quarto d'ora, fuori Monachello e Grossi, dentro Cerri e Gatto per un 4-2-4 che però non sortirà grandi effetti, se non al 19esimo, quando Thiam va al traversone. Cerri cicca il tiro, Piccolo va con il piattone, ma Russo è reattivo e salva. Sarà l'unica vera manovra importante per la Virtus, che intorno alla mezz'ora, sugli sviluppi di un piazzato di Mammarella, colpisce un legno, sponda di Gatto e intervento al volo di Amenta, traversa. Doppia beffa per il difensore, che al 33esimo si fa male e deve lasciare il campo a Conti. Il finale della Virtus è confusionario, troppi lanci lunghi che fanno il gioco della difesa della Provercelli, nella quale giganteggia Colì. Finisce così 2-1 con la Virtus che perde terreno della zona playoff. Domenica gara da non fallire contro la Virtus Entella al Biondi.